Buonasera, buonasera e ben ritrovati alla seconda puntata del Quizzone. Ieri sera avete potuto assistere alla prima puntata, è stata entusiasmante, tre scuole in gara, Real Gymnasium, ITE e Marcelline, e ha vinto la prima puntata l'ITE. Rivedremo quindi l'ITE tra due giorni, dopodomani, nella finale di questa edizione del Quizzone. Ma questa sera siamo, come dicevo, alla seconda puntata e abbiamo altre tre scuole in gara. Innanzitutto però accanto a me per condurre questa puntata c'è Nicole Unterhofer, che invito a raggiungermi. Ciao Nicole. Guten Abend. Ben trovata, benvenuta. Guten Abend, hiermit sind wir schon bei der zweiten Folge des Quizzones. Und wir sind super bereit dafür. Siamo super pronti, effettivamente, come dice Nicole, perché ieri è servita un po' la prima puntata, un po' per prendere il ritmo anche noi come organizzatori, ma siamo molto soddisfatti perché è andata bene. In tanti l'avete vista sul canale del Giorno dell'Alto Adige e quindi adesso seguiteci perché sarà altrettanto entusiasmante. Io direi di invitare le scuole in gara qui con noi e poi potremo iniziare con questa seconda puntata. Bene, eccoci qua, siamo giunti finalmente alla fase più interessante della puntata. Partiamo col gioco e ci hanno raggiunto le scuole partecipanti, sono tre esattamente come ieri. Qua con noi abbiamo das professionelle Institut Einaudi mit Lorenzo, Luca und Matteo. Poi abbiamo il Rainerum con Lorenza, Andrea e Francesco. Und das wissenschaftliche Lyceum mit Sofia, Francesco und Rebecca. Bene. Un grosso in bocca al lupo anche a voi. Da questa puntata uscirà una scuola che approderà alla finale, ma questo primo gioco ha l'obiettivo di eliminarne già una di scuola, quindi passeranno al secondo gioco solo due scuole. Saranno una serie di domande alle quali voi dovrete rispondere. Nel momento in cui un componente delle vostre scuole dovesse sbagliare, viene eliminato. Se invece risponde in maniera corretta, si accoda ai propri compagni e continua a partecipare al gioco. Fino a quando una delle tre scuole non ha perso tutti e tre i concorrenti, noi andremo avanti a farvi le domande. Se è tutto chiaro, vedo un po' di agitazione, come è normale che sia. Voi avete avuto anche la fortuna, tra virgolette, di vedere le scuole che hanno gareggiato nella serata di ieri, quindi avete già capito un po' le modalità e anche la difficoltà delle domande che vengono poste. Ce ne sono alcune semplici, ma alcune particolarmente complicate. Io direi di iniziare, Nicole, con le domande. E verranno sempre lette sia in italiano che in tedesco. Prima domanda. Schrödinger spiegò un concetto di meccanica quantistica usando quale animale? Gatto o topo? Mit welchem Tier erklärt Schrödinger ein Konzept der Quantenmechanik? Katze oder Maus? Welt. Le squadre votano, c'è una risposta differente. Le scuola nazionale Einaudi risponde topo, mentre invece le altre due scuole rispondono gatto. E la risposta corretta, Nicole? Katze. Somit verliert Einaudi einen Spieler. È gatto. Quindi con questa domanda purtroppo Lorenzo viene eliminato, lo salutiamo e la scuola Einaudi continuerà con due concorrenti. Passiamo alla domanda successiva. Attenzione. I padri pellegrini viaggiarono dall'Inghilterra sulla Mayflower per approdare in quale odierno stato americano? Virginia o Massachusetts? Die Pilgerväter reisten aus England auf der Mayflower, um in welchem aktuellen amerikanischen Land anzukommen? Virginia oder Massachusetts? Welt. In questo caso le tre scuole rispondono Massachusetts tutte e tre e la risposta corretta, Nicole? Massachusetts. E quindi proseguono tutte e tre mantenendo in gara i propri componenti. Proseguiamo velocemente la domanda successiva. Chi disputò la finale dei mondiali di calcio di Francia 98, che terminò con un clamoroso 3-0? Francia-Brasile o Brasile-Italia? Wer spielte das Fußballfinale in Frankreich 1998, das mit einem unglaublichen 3-0 endete? Frankreich-Brasilien oder Brasilien-Italien? Welt. La risposta giusta è Francia-Brasile, quindi rispondono in maniera corretta la scuola Einaudi e il Rainerum, invece sbaglia in questo caso il Torricelli, che vede
eliminata una dei suoi concorrenti. Passiamo alla domanda successiva. Quale dei seguenti non è stato un grande attore comico negli anni dei film muti? Quale non è stato? Charlie Chaplin o Rodolfo Valentino? Welcher dieser Männer war nicht ein großer Komiker in den Zeiten der stummen Filme? Charlie Chaplin oder Rodolfo Valentino? Welt. Rispondono tutti e tre Rodolfo Valentino, che è la risposta corretta. Quindi okay, anche in questo caso le squadre proseguono. Qual era all'incirca la capacità massima dei floppy disk classici da 3,5 pollici molto in uso negli anni 90? 1,44 megabyte, 30,5 megabyte. Was war ungefähr die maximale Kapazität der 3,5 Zoll Floppy Disks, die in den 90er Jahren sehr benutzt wurden? 1,44 Megabyte oder 30,5 Megabyte? Welt. Anche in questo caso le risposte sono differenti. Io credo che qualcuno dei concorrenti non si ricordi neanche fisicamente come è fatto, perché è uno strumento veramente... Ich selbst auch nicht. Io lo ricordo molto bene. La risposta corretta è la risposta verde, quindi rispondono correttamente i ragazzi del Torricelli, perché è 1,44 megabyte. Und somit verlieren Einaudi und Rainerum einen Spieler. Damit bleibt Einaudi mit nur einem Spieler, während Rainerum und Torricelli noch zwei Spieler haben. Ecco, quindi l'Einaudi è in un momento di difficoltà, perché nel momento in cui dovesse rispondere in maniera errata ancora una domanda, verrebbe eliminata e quindi passerebbero al secondo gioco solo il Rainerum e il Torricelli. Quindi questa domanda diventa veramente molto molto importante. In quale Vangelo è presente l'episodio della cosiddetta strage degli innocenti proclamata da Erode? Solo Matteo, solo Giovanni. In welchen Evangelien findet man das sogenannte Massaker der Unschuldigen von Herodes? Nur Matteo oder nur Johannes? Welt. Tutti e tre rispondono in maniera errata e quindi il gioco si conclude qua, perché pur perdendo un componente, il Rainerum e il Torricelli, esce di scena l'unico componente rimasto in gara per la scuola Einaudi, e quindi sbagliando passate ugualmente il turno e quindi saranno Rainerum e Torricelli a procedere nel secondo gioco. Grazie, complimenti. So, wir machen gleich weiter mit dem zweiten Spiel. Wir haben wie bei der letzten Folge wieder 20 Fragen, an denen der Konkurrent antworten muss. Und wenn er die falsche Antwort gibt oder wenn seine Kollegen denken, er hat falsch beantwortet, können sie auf dem Blatt Papier die Korrektur schreiben. So, wir haben als erstes die Schule Torricelli gewählt, die als erstes dieses zweite Spiel spielen wird. Und dabei haben wir den Konkurrent Francesco, der die Antworten geben wird, während Sofia und Rebecca ihn eventuell korrigieren dürfen. Dann fangen wir an. Du hast 2 Minuten, um so viele Antworten wie möglich zu geben. Frage Nummer 1. In che anno ha iniziato la sua trasmissione la RAI? 1952. Quante stelle appaiono sulla bandiera europea? 15. Quale passo collega la Val Venosta e l'Austria? Passo Stelvio. Chi ha vinto l'edizione 2015 del Giro d'Italia? Aru. La corsa campestre fa parte del pentathlon moderno, sì o no? No. Come si chiama la migliore amica di Heidi? Clara. Chi è autore dei bestseller Heat e Misery? Passo. Quanti sono i libri della saga di Harry Potter? 7. Quando iniziò la Prima Guerra Mondiale? 1914. Come si chiama il papà di Peppa Pig? Passo. Come viene chiamato quel muro immaginario che divide un attore dal pubblico? Sipario. Un minuto. Quale unità di misura viene utilizzata per misurare la capacità di una batteria? Kilovolt.
Quanti metri dista il dischetto del rigore da una porta di calcio? 11. Di che segno zodiacale è uno che nasce il primo giorno dell'anno? Vergine. Di chi è la fattoria nel romanzo orwelliano? Degli animali. Qual è la più famosa birra scura irlandese? Guinness. 30 secondi. Qual è la prima cosa che si considera valutando un vino? Sapore. Chi ha diretto il film Inception? Christopher Nolan. Da quale fisico prende il nome il fenomeno di feedback acustico? 5 secondi. Passo. Quale dei Beatles suonava la batteria? Ringo Starr. Finite. Stop. Le domande. Francesco von der Schule Torricelli hat alle Antworten beantwortet. Und so müssen wir jetzt sehen, ob die nächste Schule besser ist oder schlimmer. Und am Ende werden wir dann den Sieger nennen. Danke an Torricelli. Bene, siamo con il Rainerum che ci ha raggiunto per rispondere alle 20 domande. Francesco è il capitano del Rainerum in questa circostanza, mentre Andrea e Lorenza avranno il ruolo di rispondere nel caso in cui ritenessero che Francesco ha risposto in maniera non corretta. 2 minuti, Lorenzo, ti daremo il tempo quando... Francesco, perdonami, mi è rimasto in mente... una bella ragazza così, è chiaro che mi rimane in mente, non offenderti, però mi è rimasto in mente Francesco il suo nome. Francesco Spiller de Storicellis. Hai visto? Esattamente. E quindi, insomma, dicevo, ti daremo il tempo quando manca un minuto, quando mancano 30 secondi e poi quando mancano gli ultimi secondi. Se sei pronto, nel momento in cui inizio a leggere la prima domanda, partiranno i 2 minuti. Va bene. In che anno ha iniziato le sue trasmissioni la RAI? Nel 46. Quante stelle appaiono sulla bandiera europea? 13. Quale passo collega la Val Venosta e l'Austria? Passo. Non... Chi ha vinto l'edizione 2015 del Giro d'Italia? Passo. La corsa campestre fa parte del pentathlon moderno? Sì. Come si chiama la migliore amica di Heidi? Carla. Chi è l'autore di bestseller It e Misery? Passo. Quanti sono i libri della saga di Harry Potter? 7. Quando iniziò la Prima Guerra Mondiale? Nel 1914. Come si chiama il papà di Peppa Pig? Boh. Passi? Sì, passo. Come viene chiamato quel muro immaginario che divide un attore dal pubblico? Eine Minute. Passo. Quale unità di misura viene utilizzata per misurare la capacità di una batteria? Volt. Quanti metri dista il dischetto del rigore da una porta di calcio? 11. Di che segno zodiacale è uno che nasce il primo giorno dell'anno? Capricorno. Di chi è la fattoria del romanzo orwelliano? 30 secondi. Passo. Qual è la più famosa birra scura irlandese? Passo. Ancora 4 domande. Qual è la prima cosa che si considera valutando un vino? L'odore. Chi ha diretto il film Inception? Passo. Da quale fisico prende nome il fenomeno di feedback acustico? Sieben. Passo. Quale dei Beatles suonava la batteria? 3, Ringo Starr. 2, 1. 20 domande anche per il Rainerum, complimenti. Siete riusciti, e già questo è importante comunque, a sentire tutte e 20 le domande. Non a tutte le domande hai risposto, però hai comunque la possibilità, la speranza che i tuoi compagni abbiano risposto alle domande che tu hai deciso di passare. Adesso diamo tempo alla giuria di verificare le risposte delle 2 squadre e poi vedremo chi vince la puntata e chi accede in finale. Prima di lasciarvi non ci resta che dirvi chi si è aggiudicato questa seconda puntata del Chizzone. Invitiamo qua con noi le 2 squadre che sono giunte in finale, quindi i ragazzi del Rainerum e i ragazzi del Torricelli. Li invitiamo ad avvicinarsi a noi. Insieme a loro attenderemo il responso della giuria, il verdetto, che adesso vediamo se è già pronto. Eccolo qua, grazie.
C'erano 20 le domande, Nicola, alle quali le scuole hanno dovuto rispondere, 20 domande uguali. Vediamo chi ha risposto al maggior numero di domande e ovviamente chi ha vinto questa puntata accederà direttamente alla finale del Quizzone 2016. A te, Nicola, l'onore di proclamare il vincitore di questa puntata. Für die zweite Folge des Quizzones ist der Gewinner Torricelli! Für 10 Fragen zu 9. Auch diesmal ist nur ein Punkt Unterschied. Anche in questa circostanza, come diceva appunto Nicola, è curioso, ieri aveva vinto l'ITE per un solo punto e anche questa sera è il liceo Torricelli che per una sola domanda in più risposta vinse questa puntata e passa direttamente in finale. Quindi ci rivediamo dopo domani per la finale di questa edizione di Quizzone. Grazie e un bel applauso anche ai ragazzi del Rainerum. Grazie, noi vi diamo l'appuntamento a domani sera, mi raccomando seguiteci. Permettetemi anche di ricordare un ringraziamento per chi ha fornito gli abiti di Nicole e i miei, quindi un ringraziamento a Blocco 88 di Bolzano. Grazie e buona serata, a domani.